Questa è come realizziamo noi la torta trevisana, Ebrie. Ovviamente corredata da preparazione e ingredienti per 8 persone. Poi deciderete voi quanto fare grandi le fette. Ingredienti per 8 persone. 500 g di farina. 150 g di brie. Un uovo per spennellare. 250 g di burro. Grana padano che sia stato precedentemente grattugiato. 100 g di radicchio. Olio extravergine d'oliva. Sale fino quanto basta. Ricetta di cucina torta trevisana a brie in preparazione. Nel realizzare questo tipo di ricetta avrete innanzitutto bisogno di carta da forno, un mattarello, uno stampo con il bordo di tipo a cerniera e che sia anche apribile con un diametro che sia di circa 22 cm e ovviamente un pennello da cucina e birra, diciamo una bionda. Ricetta di cucina torta trevisana a brie in preparazione. Quindi iniziamo la nostra ricetta di cucina vera e propria torta trevisana a brie. Portate a bollore 150 ml di acqua e dentro mettete anche il burro e un pizzico di sale. Fatto questo dovrete versare il composto sulla farina, e che sia raccolto all'interno di una ciotola. Continuiamo quindi la nostra ricetta di cucina. Questo dovrete lavorare il tutto fino a quando non avrete avuto una pasta omogenea. La schiaccio, la allargo su un vassoio e la faccio intiepidire. Avvolgete quindi all'interno della carta da forno e mettetela dentro il frigo per circa un'ora. Andiamo quindi al terzo punto della vostra ricetta di cucina. Dovrete pulire il radicchio, quindi tagliate a metà circa nel verso del lungo i cespi e li passo in padella, con al suo interno presenti sia un filo di olio e anche un pizzico di sale. Aspettate quindi che siano appassiti e a questo punto, togliere dal fuoco e fatene 12 ciuffetti. Tagliate il brie in 12 pezzi. Quindi li avvolgo ciascuno in un ciuffetto di radicchio. Arriviamo quindi verso la fine della vostra ricetta di cucina torta trevisana e brie. Dovrete quindi stendere la pasta sul piano infarinato e farne due dischi, uno più grande dell'altro. Con quello più grande dovrete rivestire lo stampo, coperto di carta da forno, avendo premura di fare risalire la pasta lungo il bordo. Mettete quindi sul fondo gli involtini di radicchio, chiudete il tutto con il disco sopra più piccolo. Sigillate la pasta facendo una specie di semicerchio a chiusura, spennellate con l'uovo sbattuto, spolverizzo di grana e in forno a 180° per 50 minuti. E ovviamente da parte nostra buon appetito a tutti voi.